Estate significa andare al mare, significa godersi le vacanze, ma prima delle vacanze, questo è l'ultimo atto, Masterchef contro Team Polpetto, la finale della Summer Cup Fair Play Calcio a 7, due delle ultime vincitrici di Unilink Palermo si affrontano nella nuova frontiera del calcio a 7, sarà una partita magnifica perché entrambe le squadre ci tengono a vincere questo ultimo trofeo della stagione, nell'ultima partita della stagione Fair Play. Buonasera e benvenuti a Riccardo Aldarella e Samuele Sampino. Siamo anche in diretta a Instagram per chi ci segue, magari è già in vacanza, tipo Beniamino Asaro, che salutiamo, che è l'unico assente del Team Polpetto, mentre i Masterchef sono anche loro con parecchie assenze, ma ce la giocheranno alla pari perché i Masterchef sono i vincitori del girone di Team Polpetto, sono agguerritissimi, hanno eliminato i Bombeiri su una partita davvero bellissima, arbitra uno dei migliori arbitri a Palermo, Giuseppe Callipo, si prospetta quindi una bellissima partita e noi vi auguriamo di godervela al 100%. Masterchef che giocano con l'Ascari Fasone, l'altro Ascari Muratore, Mezzapelle, Meli e Tumminelli, mentre i Team Polpetti giocano con Portobello, Di Maggio, Vangelo, poi Genzardi, Carollo, Vitellaro, con in porta Premuda. Tutto pronto, si comincia. Alla meglio, tra i due litiganti, terzo gode Carollo, però qui viene steso nella sua cavalcata sulla destra, rimessa per i bianchi, ancora Portobello, va in porta, calcia Portobello, Fasone si impegna per la prima volta nel match, la prima vera occasione da gol è di Portobello per il Team Polpetto. Vangelo, sacrato da due da Lascari e Mezzapelle, due suoi ex compagni, ricordiamo, Tumminelli, la palla scaricata per Portobello che ci ha riprovato, Ceretta al palo e palla sul fondo, stavolta il Fasone è battuto. 26 che punta Genzardi, non gli lascia spazio il difensore avversario, Meli parla, allarga per Tumminelli, si accentra ancora Meli, calcia in porta e spacca il palo alla sinistra di Premuda, si salva nel Team Polpetto, prima occasione per i bianchi e anche prima occasione per i neri. Aspetto, ben schierati i Masterchef, si stanno a difendere benissimo i Masterchef senza lasciare veramente spiraglia agli avversari. Vitellaro prova a tagliare questa striscia di carta tesa dai Masterchef, calcia in porta! Un angolo perfetto, certosino il tiro di Vitellaro che toglie la ragnatela dall'incrocio basso e fa 1-0 Marco Vitellaro in fase offensiva. Vitellaro, Russo, segnateci anche voi che ci seguite alla diretta, non so anche quanti spettatori ci sono, cosa ne pensate di questa partita? Occhio a Vitellaro che fa tutto bene, ha sfruttato un rimbalzo velenoso per battere Fasone e fare il gol del 2-0, ancora il vice capitano, raddoppia l'incontro e Team Polpetto momentaneamente passano sulle 2-0. Stop di Petto, grande recupero di Russo che adesso viene esteso dal numero 8, ma viene esteso anche questo primo tempo 2-0 per il Team Polpetto, duplice fischio di Callipo che momentaneamente fischia un break tra le due squadre da questa bellissima finale. Allora Meli ci prova, ha un buon tiro, lo fa vedere, però lo scarica addosso ad Abate, prova a lanciare questo più veloce di Lascari, prova a sfruttare il fisico numero 6, Russo calcia in porta! Attraversa tutto lo specchio, la palla finisce sul fondo, Russo brucia sul tempo Lascari che rimane ancora lì, praticamente in debito d'ossigeno. Un po' là in mezzo però viene ostacolato da Tumminelli a prima e la seconda volta, quindi si devono accontentare di un corner i bianchi. Con il Russo che prova a servire Genzardi sopra, invece arriva Temperino ad anticipare tutti ed è gol del 3-0 in Polpetto che adesso mette anche il secondo tempo in discesa. Lateralmente bella la scivolata di Genzardi che evita di far crossare di prima battuta a Meli, occhio a Portobello che esce bene, palla al piede, Genzardi anticipa tutti, arriva anche Fasone, confusione al limite, la batte, può calciare, si accende, calcia e arriva il gol del 4-0, un pacchetto al palo e segna il gol il capitano di Team Polpetto, 4-0 Abate. Lateralmente Di Maggio può mettere in mezzo Lascari a spazzare via con l'aiuto di suo fratello che fa la sponda per Meli, sono saliti in tre, è arrivato anche Cavoli, Meli si accentra, può servire proprio lui, può cacciare Cavoli, lo fa! Pacetto al palo anche per lui e gode l'1-4. Ragazzi, perché saliamo tutti? Vede calda su Facebook, su Instagram. Lascari si arretra. La palla rimpalla su Vitellaro che lascia ripartire involontariamente Vangelo, vince un altro rimpallo Vangelo contro Fasone! Vince l'uno contro uno, Roberto Vangelo! Riporta il Team Polpetto sul più 4, doppio rimpallo fortunoso per i bianchi e il gol del 5-1. Voi montate la premiazione, io parlo con Barra. Meli, Lascari centralmente,
Può andare al tiro, lo prova adesso Lascari, premuta con una grandissima parata, con un colpo di reni. Non c'è più nessun Masterchef in difesa. Carollo, game over definitivo, Team Polpetto 6, Masterchef 1, e piccoli Team Polpetto col triplice fischio che porta la firma di Carollo e di tutti i Team Polpetto che hanno fatto una partita di squadra, trionfano di squadra e da terzi al girone vincono la Summer Cup, portando con sé anche il nome di Valerio Patti che li ha accompagnati anche in questa partita. Dopo la morte di Valerio Patti, 3 gol subiti per Team Polpetto. E se non è un segnale questo, qual è? Vincono ancora una volta Team Polpetto dopo l'Unilic Palermo, portano a casa il secondo titolo stagionale. E con questo si conclude anche la nostra diretta Instagram.